40 nuovi assunti all'azienda ospedaliera, beh, difatti sono 25 quelli certi perché riferiscono al turnover dell'anno 2011, per gli altri 15 bisogna che si abbia l'avallo sia della regione ma fondamentalmente del ministero, perché si ricorda che noi siamo vincolati al piano di rientro, quindi al patto di stabilità. È una boccata d'ossigeno. Rispetto alle complessità dell'azienda possiamo dire che non ci viene dato null'altro che il dovuto, perché come sappiamo nel momento in cui si esce fuori dal piano di rientro vi è la possibilità di assumere rispetto alle percentualizzazioni imposte rispetto al turnover degli anni di riferimento. Quindi non vi è nulla di più, nulla di nuovo e non vi è nessuna attenzione oltre quella. La notizia è che sono stati sbloccati fondi importanti che daranno una boccata d'ossigeno al settore delle comunità montane. Questi soldi però vanno spesi bene, non bisogna adottare comportamenti tesi all'illegalità. E certo, i soldi vanno spesi bene. Di poche settimane fa lo sblocco di finanziamenti che daranno una boccata d'ossigeno a tutto il settore delle comunità montane. I soldi però vanno spesi bene. Certamente, i soldi vanno spesi sempre bene, specialmente quando si tratta di soldi dei cittadini. Il problema della Campania ormai è un problema antico. Noi da circa 3 anni stiamo lavorando per fare in modo che i problemi delle comunità montane, così come quelli degli altri enti locali, possano trovare soluzioni adeguate. Purtroppo dobbiamo rilevare che molto spesso gli sprechi, anche attraverso qualcosa che sembra importante come le consulenze, sono purtroppo onerose e spesso inutili, anche perché abbiamo professionalità interne di grande rilievo che potrebbero sopperire alla richiesta degli enti. Per quanto ottiene i finanziamenti a cui lei faceva riferimento, va ricordato che il finanziamento delle comunità montane dell'anno scorso, del 2012, era di circa 18 milioni di euro, mi riferisco ovviamente al personale storico delle comunità montane, quello di ruolo, e che ancora 3 milioni di euro non sono stati erogati. E inoltre il bilancio approvato l'altro ieri sera dalla Giunta regionale, il bilancio di gestione, dovrebbe prevedere tagli lineari per tra il 2 e il 3,5%. Questo ci preoccupa moltissimo, siamo intervenuti presso gli assessorati competenti e ovviamente abbiamo fatto rilevare che non può essere un taglio lineare, ma bisogna entrare nel merito delle singole questioni, anche perché ci dobbiamo ricordare che le comunità montane non possono più ricorrere a anticipazioni perché le tesorerie hanno chiuso, come si suol dire, i rubinetti, e che ci avviciniamo all'estate, quindi alcune tipologie di interventi sono utilissimi in questo periodo. Va anche ricordato che abbiamo personale che non percepisce lo stipendio in Campania e a macchia di leopardo, però dagli 8 ai 14-15 mesi, quindi con una situazione veramente al limite della sostenibilità anche per le famiglie. Bisognerebbe poi distinguere tra le comunità montane virtuose. Perfetto. E quelle meno. Perfetto, purtroppo dobbiamo verificare che di virtuose ce ne sono ben poche. A noi a questi presidenti, ai consigli delle comunità montane virtuose, facciamo il nostro applauso e gli facciamo i complimenti per come hanno gestito le risorse economiche, ma anche e soprattutto quelle umane, perché attraverso quelle là si riescono ad ottenere risparmi. Per le altre abbiamo già fatto varie tiretine di orecchie, siamo intervenuti, abbiamo fatto dei ricorsi, abbiamo denunciato alla Corte dei Conti, alla Civit, alcuni tipi di atteggiamento, e che pare ci siano gli organismi a cui facevo riferimento prima, ci stanno dando ragione. Siamo qui perché abbiamo da oggi una nuova fase che possiamo definire la fase della controcorrente, cioè da... cominciamo da un fatto che poi spiegheranno molto bene sia il segretario regionale generale Rino Pignola che il segretario generale della CISL FP, Miro Amatruda, che è un collaboratore operatore della segreteria provinciale della CISL FP, Michele, che è anch'egli un appartenente allo staff della CISL FP per quanto riguarda la comunicazione, e il segretario provinciale Enzo Della Rocca, con particolare insomma, attenzione ai lavori sugli enti. La tradizione
tale che ha fatto decidere a questa azienda, a questo sindacato, di fare intervenire il Ministero e la Procura della Corte dei Conti su degli aspetti che sono effettivamente molto contraddittori. Per lo stipendio per 14 e 6 mesi, cioè significa alcuni addirittura 14, quello spiegherà bene Enzo, altri 6 mesi, però all'interno di questi di alcune comunità montane, per alcuni senza aver definito il fondo si pagano lo straordinario, addirittura senza avere nessun fondo e nessun soldo si pagano convenzioni. Chiaramente un'idea di legittimità per dare un futuro a questo territorio. E di questo prima che le battaglie che noi sul territorio cominceremo a fare in tutti gli enti locali, in tutto il servizio sanitario pubblico e privato, laddove noi riteniamo che vi siano sprechi di denaro pubblico, lo denunceremo in tutte le sedi competenti. Attraverso voi daremo pubblicizzazione perché i cittadini sappiano come la pubblica amministrazione sperpera il proprio denaro, i cittadini sappiano perché e i servizi sono dequalificati e degradati, perché se si continua in tal senso non vi è argine al degrado. Chi ha affrontato fin dall'inizio questo problema? Con il contratto la ripartizione del fondo sarà accessoria e oggetto di contrattazione. Noi in questa comunità montana, che io seguo da circa 2 anni, abbiamo cercato in tutti i modi del fondo, ma ci è stato risposto sempre picco. A fronte di questa non mancata richiesta, si provvedeva a pagare il lavoro straordinario. Il lavoro straordinario, appunto, siccome è materia di contrattazione, va fatta la contrattazione, vanno messe le poste in bilancio e poi eventualmente si eroga il credito. E questa comunità montana continuava a fare questi atti di liquidazione senza appunto questa contrattazione. Inoltre abbiamo visto che a fronte di una mancanza di servizi della comunità ha dei consulenti che praticamente non, da quello che risulta a noi non hanno nemmeno titoli di studio specialistici o professivi. A fronte di tutto questo abbiamo pensato di fare una risposta, credo che poi ve ne daremo una copia.